È arrivato il momento di svappare. Svapoweb. L'ultimo testa coda prima della volata finale. Il Cervinara deve battere cassa contro il Sant'Agnello perché è in arrivo un trittico di fuoco. Arriva la battuta forte e tesa, il pallone taglia tutto lo specchio, non ci arriva nessuno. Un po' azzardato tra le linee, palla che arriva comunque a Calandrelli, poi il padrone di prima per Beffi. Beffi sul pallone, Alessio! Beffi, 9 sul cronometro e 13 in campionato per Alessio Beffi. Zerillo che prolunga per Furno, il taglio all'interno di Furno, può anche andare a calciare col sinistro, pallone che accarezza l'esterno della rete. È un bel cervo, 11 minuti, vicino al raddoppio, Stefano Furno. Furno va in mezzo verso Beffi con la mano aperta, un miracolo di Zurino, trae il pallone. Poi lo recupera improvvisamente, la mette in mezzo, Serrapica, ci deve mettere i guantoni Bruno. Attenzione al Sant'Agnello che rischia tanto, ci prova Colarusso, Beffi, porta spalancata, Beffi, sotto misura, c'è offside di Colarusso ovviamente. Superiorità è un 4 contro 3, Calandrelli va da Beffi, Beffi ce l'ha sul sinistro e non trova la porta. Il fischietto alla bocca e a dare il via ad altri 45 minuti. Due vanno a mettere a terra Lauro, punizione per il Sant'Agnello. Si infuria Marco Ciampi con i compagni, scaglia il pallone a terra. Dice, era un fallo inutile, va a prendersi un giallo Marco Ciampi. Rosso, attenzione rosso, rosso per Marco Ciampi. Cervinara in 10, 40 minuti più recupero in 10 contro 11 a difesa del risultato. Nocerino prova ad entrare, arriva il cross al centro pericoloso, Lauro di testa e il pari al Sant'Agnello. Zerillo di testa, il pallone per Beffi che ci crede, Alessio! Beffi, Beffi, Beffi! Alessio Beffi tutto con la sua, entra in area, Beffi la parata in due tempi da parte di Zurino, Colarusso col destro. Va in porta e non trova per un soffio lo specchio. Fischia tre volte il signor Praiola di Avellino. Che sofferenza, ma tre punti d'oro per il Cervinara. Audax 2, Sant'Agnello 1.